I like very much ice cream. No, I like ice cream very much. Ciao, sono Monica di ImparaLinglesecomMonica.com e nella breve pillola di oggi andrò a rivelarti un trucchetto grammaticale che aiuterà a rendere la qualità del tuo inglese scritto e parlato di gran lunga migliore. Ogni volta che in inglese realizzi una frase affermativa, come per esempio la frase che ti ho detto prima, mi piace molto il gelato, è bene conservare quest'ordine delle componenti della frase, il soggetto, il verbo e il complemento. E tra i complementi ti suggerisco di mettere sempre per primo il complemento oggetto, ovvero quello che risponde alla domanda chi che cosa. Pertanto, all'interno della frase che ti ho detto prima, la traduzione migliore sarebbe la seguente: I like ice cream very much, senza mettere nulla tra il verbo e il complemento oggetto e mettendo qui quindi gli avverbi dopo il complemento oggetto, mantenendo lineare la costruzione della frase. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione per una nuova pillola di grammatica.